cari figlioli, date una carezza in ogni momento in noce dopo un giorno. Di Aldonoro, le porte che sono destinate. Questo potere è solo quello. Non abbiate paura, permettete a Cristo di parlare al mondo. In merito anche direi e soprattutto del momento. Siamo nati e un giorno moriremo. In mezzo c'è la vita. Io la chiamo il mistero del quale nessuno di noi ha la chiave. È la primavera del 2008 e Karl Unterkircher, stella nascente dell'alpinismo italiano, decide di realizzare un suo antico sogno. Scalare una delle montagne più belle ma più impegnative del mondo, il Nanga Parbat. E lo vuole fare insieme ai compagni Simon Kerrer e Walter Nones, aprendo una nuova via là dove nessuno aveva mai tentato. Ma il destino ha scelto diversamente. Questa idea di andare al Nanga Parbat per me era sempre un sogno, perché già nel 2000-2001 con Karl avevamo l'idea di andare al Nanga Parbat. Bull è salito da quel versante la prima volta, la prima salita, solo che loro volevano proprio salire il pilastro centrale, dove non è mai salito ancora nessuno. Questo era per lui il fascino della montagna. Volevamo, sì, salire questa parete per poi scendere la via normale di Herman Bull. Per noi questa era una cosa stupenda, perché scendere con gli sci ti dà ancora un senso di libertà ancora più bello. Salire la parete Racchiot e poi scendere con gli sci proprio lungo quella via aperta da Herman Bull mezzo secolo prima è un po' come rivivere la storia. Il punto per noi più critico, diciamo più pericoloso anche, era un seracco da circa 100-150 metri. Quando telefonava dal campo base proprio, diceva sempre che aveva un po' paura di questi seracchi, perché c'erano molti seracchi pensili che poi scaricavano durante il giorno e scaricavano ghiaccio e sassi. È il 13 luglio. La mia mente è fissata su quella parete, su quello stramaledetto seracco in mezzo alla parete. È una missione pericolosa. Probabilmente affronteremo la montagna come degli assalitori di prima fila in guerra. Ma invece delle armi avremo le piccozze e i ramponi. Noi siamo partiti il 14 luglio, proprio di notte alle 10 di sera, proprio per affrontare il primo pezzo di parete di notte. E attaccati a questa parete, solo noi tre, lì in mezzo, a sentire questo silenzio che è difficile descrivere, era proprio qualcosa di speciale. Sembrava come nascere ancora una volta. A un certo punto ci siamo fermati, finito la grande saraccata di 200 metri, abbiamo detto adesso cerchiamo un posto comodo per montare la tenda. Karl è andato per primo, Simon era secondo e io ero un po' indietro. Mi ricordo che si vedeva una leggera fessura nella neve, però era proprio stretta, sembrava un piccolo crepaccio, una spaccatura leggera. E mi ricordo che Karl provava proprio coi scarponi, coi piedi a picchiare giù la neve per vedere quanto è largo questo crepaccio, e proprio purtroppo in quel momento lui è sparito davanti a me. Ci ho detto: ma dov'è Carlo? No,
Simon mi dice: è caduto giù. Ma come è caduto giù? Lì ho iniziato un po' a capire un po' quello che era successo. E il Walter mi ha calato giù nel crepaccio. Da un angolo si vedeva anche giù, proprio solo buio. Voleva dire che doveva essere molto profondo. Ho iniziato subito a scavare a mano e proprio all'improvviso ho sentito qualcosa di morbido. Ho liberato subito il viso per vedere se respirava ancora o... Però purtroppo subito la prima vista ho capito che lui ormai era già... Siamo nelle mani di Dio. E se ci chiama, dobbiamo andare. Se veramente non dovessimo più ritornare, sarebbero in tanti a dire cosa sono andati a cercare lì. Una sola cosa è certa: chi non vive la montagna non lo saprà mai. La montagna chiama. E la montagna che chiama. Per Karl Unterkircher la montagna era una passione fortissima, viscerale. Ne aveva fatto il suo motivo di vita nonostante la famiglia e 3 bambini piccolissimi. Era diventato il migliore, l'unico uomo al mondo a scalare l'Everest e il K2 in soli 2 mesi. Ma lui che sulla montagna cercava la vita l'ha persa poi sul Nanga Parbat. In un crepaccio improvviso, subdolo e profondo, come tanti prima di lui su quella montagna. Per gli amanti delle alte quote, il Nanga Parbat è una vetta irresistibile, la più affascinante, ma è anche una montagna che non perdona. La chiamano la montagna del diavolo, la mangiatrice di uomini, la montagna assassina. Questa allora è una storia di uomini che vivono al limite di sconfitte e di trionfi. È la storia dell'uomo contro la natura, la storia della conquista del Nanga Parbat, una storia che inizia molto, molto tempo fa. In un paese lontano, al confine tra India, Pakistan e Tibet, dove l'Himalaya cede il suo territorio alla catena montuosa del Karakorum, c'è un ultimo gigante solitario e bellissimo. È una montagna misteriosa, 8.125 metri di roccia e ghiaccio, abitata solo dal vento, dalle nuvole e dai rumori sordi delle slavine. E da sempre esercita un'attrazione irresistibile in uomini appassionati e coraggiosi. Il Nanga Parbat è l'ultimo gigante della catena himalayana ed è separato dalla catena del Karakorum, la catena di cui fanno parte gli altri 4-8 mila della Terra, dal fiume Indo. Gli abitanti del luogo la chiamano Diamir, il re delle montagne. Gli Sherpa la mangiatrice di uomini, ma per tutti è il Nanga, la montagna nuda. Nanga Parbat, tradotto dalla loro lingua, significa la montagna nuda, perché sul versante sud, che è talmente ripido che neve e ghiaccio non si ferma. È qui che alla fine dell'Ottocento è nato l'alpinismo himalayano, il mito degli 8.000, ed è qui che è iniziata la sfida tra le nazioni per la conquista delle cime più alte del mondo. Ma la grande montagna, bellissimo, grande e pericoloso. Sul Nanga Parbat è possibile raccontare tutta la storia dell'alpinismo. Sicuramente è una storia drammatica, perché così tante persone hanno perso la vita nel tentativo di salirla. Albert Mammery, Willy Merkel, Willo Welzenbach, Günther Messner, Karl Unterkircher.
Molti sono gli alpinisti, i grandi esploratori che per realizzare il sogno di calpestare le nevi inviolate del Nanga Parbat hanno perso la vita, consacrandola per sempre alla montagna. Tutto ha inizio nel 1895. Il vero alpinista è un girovago che ama stare là dove nessuno ha ancora messo piede. Là dove vi sono rocce su cui mai mano d'uomo si sia aggrappata, che osa avventurarsi per nuove ascensioni e sentieri. Suona come una favola, eppure già alla fine dell'Ottocento, un uomo sotto le pendici del Nanga Parbat guarda in alto e sogna di afferrare le stelle per entrare nella storia. È l'inglese Albert Frederick Mummery e il suo è il primo vero attacco di un uomo a un 8000. Con lui parte Norman Colley che in un diario racconterà questa folle impresa. Un intero deserto di ghiaccio si spinge fin lassù ai pendii più alti della grande montagna. È un gigantesco circo glaciale. Storicamente parlando, questa spedizione a Nanga Parbat nel 1895 è una delle spedizioni più importanti che mai sia stata fatta. Bisogna sapere che allora gli inglesi erano i padroni dell'India e Mummery, avvicinandosi all'Himalaya, arriva automaticamente al versante sud del Nanga Parbat e lì si ferma e vede impossibile. Sono 4500 metri di parete, non era neanche pensabile salire. Però lui era un alpinista di prima classe, era una persona che aveva il coraggio di tentare ed era specialmente spinto da questa voglia di conoscere il mondo, di vedere dietro e dietro l'ultimo orizzonte. E ha sovalcato due passi arrivando nella valle del Diamir e lui lì vedeva una possibilità di salire. Arrivato a 6600 metri. Lui sognava in due altri giorni forse poteva andare in cima. Non lo escludo del tutto, però probabilmente non c'era allora la possibilità di andare in cima perché mancava l'esperienza sull'acclimatamento, mancava anche il vestito, le scarpe. Una scarpa chiodata in cuoio dopo una settimana di arrampicata si bagna, poi diventa a 7000 metri, 8000 metri un blocco di ghiaccio. Non devi essere delusa per il Nanga. Ho fatto delle splendide arrampicate, ho visto picchi e pareti come le Alpi ed il Caucaso non possono offrire. Domani attraverserò con due Gurkha su un passo verso la Valle Rakhiot. Se la parete è facile, posso ancora farcela. E tu riceverai un telegramma prima che questa lettera ti arrivi. Ma quella lettera non arriverà mai. Mentre Mummery tenta di superare il valico di Ama, qualcosa va storto. I tre non torneranno mai più indietro. La montagna li ha inghiottiti per sempre. Sono le prime vittime del Nanga Parbat e Mummery è il primo eroe himalayano. Fu un finale spaventoso. La montagna tra cui avevamo trascorso tanti giorni piacevoli non è più la stessa. Ora si para davanti in tutta la sua nudità, in tutta la sua indifferenza per gli inani sforzi dell'uomo, estirpando dalla mente ogni idea che questo posto appartenga al mondo ordinario. Così, con queste parole fissate in un diario, finisce in tragedia il primo tentativo dell'uomo di conquistare il Nanga Parbat. Bisognerà aspettare molti anni prima che nuovi alpinisti, questa volta tedeschi, decidano di ritentare. Siamo negli anni 30, all'alba del nazismo. In Asia centrale si svolge una guerra occulta tra Inghilterra e Germania. E mentre gli inglesi tentano la conquista dell'Everest, i tedeschi puntano invece sul Nanga Parbat, in territorio pakistano. Vogliono dimostrare al mondo intero di essere i più forti, che la loro organizzazione perfetta, lo spirito cameratesco, è superiore alla visione individualista un po' romantica che hanno gli inglesi. Ma anche per i tedeschi il Nanga Parbat sarà prima un'ossessione e infine una trappola mortale.
Lotteremo per la Germania e ce la metteremo tutta per conquistare in suo nome il primo 8000. Negli anni 30 in Germania abbiamo un periodo totalmente diverso. Prima di tutto siamo in Germania e non più in Inghilterra. Gli inglesi negli anni 30 hanno fatto delle spedizioni verso l'Everest in uno stile democratico, senza la figura capo spedizione come un Führer, mentre i tedeschi seguivano la politica, almeno idealmente, del periodo. Con la conquista del primo 8000, no, loro volevano dimostrare che la razza tedesca è maggiore o superiore alle altre razze. Un anno dopo l'ascesa di Hitler al potere, una spedizione parte verso il Nanga Parbat. I migliori alpinisti del tempo affrontano la terribile parete Rakhiot. È un gruppo compatto che non lascia spazio alle individualità. Al comando c'è Willy Merkel. Lui era il capo, lui era il Führer, gli altri dovevano fare quello che lui diceva. Non c'era nessuna forma di democrazia in questo gruppo. Giuravano prima di partire al campo base che metteranno anche la vita per raggiungere questa cima, portavano anche la svastica come bandiera, e se vediamo tutte queste frasi si vede che è lo stesso linguaggio che poi è stato usato per preparare i giovani soldati per la guerra. È una cosa totalmente antiumana. Perché se vado in montagna per vivere. La spedizione, passo dopo passo, conquista quote sempre più elevate e arriva a montare il campo 8 nel Silver Plateau, un'immensa distesa di neve e ghiaccio. Qui Aschenbrenner e Schneider si spingono ancora più su a 7.900 metri. È la prima volta che l'uomo arriva così in alto, quasi a toccare il cielo. Ma il Nanga Parbat non è pronto alla resa. Una terribile tempesta tiene sotto scacco per giorni Merkel, Belzenbach, Wieland e sei Sherpa senza acqua né cibo. È l'inizio della fine. Da ieri siamo sdraiati qui, dopo che abbiamo perso Uli durante la discesa. Stiamo entrambi male. Io, Villo, probabilmente ho la bronchite. Barashaib lamenta fiacchezza diffusa e congelamenti alle mani e ai piedi. Da giorni non mangiamo niente di caldo. Per favore, affrettatevi ad aiutarci qui al campo 7. Sono le loro ultime parole. La notte del 12 luglio, Belzenbach si addormenta per sempre. Merkel riesce a scendere ancora, ma anche per lui le speranze finiscono due giorni dopo, quando muore con il suo fedele sherpa Guy Lai. Ora, la conquista del Nanga Parbat diventa il sacro graal del popolo tedesco, che tre anni dopo tornerà a vendicare i suoi morti. Quelle nove vittime, inghiottite dalla montagna assassina. È meraviglioso. Oggi salgo così facilmente senza ansimare in neve, dove di solito sprofondo completamente. Per me è un miracolo e mi riempie di serenità e gratitudine. Credo che per tutta la giornata mi rimarrà un sorriso stampato in volto. Domani verrà allestito il campo 5, poi partirà l'attacco. Tutto intorno regnava un silenzio impressionante. Con violenza e chiarezza inesorabili ho compreso la verità. Davanti a me c'era stata una valanga di dimensioni gigantesche sotto la quale
è rimasto sepolto il campo con tutti i compagni. La squadra non esiste più. Quello che per i tedeschi doveva essere un sogno ormai si è trasformato in un incubo. Ancora una volta il Nanga Parbat ha ucciso con la sua arma più micidiale, una valanga improvvisa e gigantesca. Siamo nel 1939, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale. Per molti anni nessuno tenterà più di sfidare il Nanga Parbat. Poi nel 1953 un nuovo tentativo, un medico tedesco organizza una nuova imponente spedizione. Ma a motivarlo non è solo l'amore per l'alpinismo. Il suo fratellastro, infatti, nel 1934 non è mai più tornato da quella montagna. A far parte della spedizione vengono chiamati i migliori alpinisti del tempo, fra loro anche un austriaco, tirolese, bravo quanto ostinato. Sarà lui a fare di questa impresa uno dei capitoli più leggendari della storia dell'alpinismo. Le grandi montagne non si lasciano vincere senza che chi l'attacca non affronti un forte rischio personale. Bisogna far sempre loro la corte e solo allora si degnano di permettere l'accesso al loro regno. Questa spedizione del 1953 è veramente una spedizione di valore incredibile, per il fatto che le cose sono andate molto stranamente. Il capo spedizione è il fratello di Merkel e lui, molto più giovane, prende dal fratello una specie di obbligo di conquistare il Nanga Parbat e prende anche la mentalità di Merkel. E per compiere questa eroica impresa viene riunito un team d'eccezione. Peter Aschenbrenner, Walter Fraunberger, Fritz Haumann, Albert Bitterling, Kuno Reiner, Hermann Dull, Otto Kempter, Hermann Kollesberger e il cameraman Hans Herb. È il mese di giugno. La spedizione ha raggiunto il Pakistan. E dai finestrini dell'aereo gli alpinisti osservano ammutoliti i profili delle montagne. Molto ci attendevamo, ma la realtà supera ogni nostra aspettativa. Siamo sotto la parete Rakhiot. Lo schiantarsi del ghiaccio, i crepitii, i boati, i rimbombi delle valanghe riecheggiano attutiti al campo base. Al di sopra della morena serge una meraviglia della natura scolpita dal sole e dalla bufera. Il vento è strano perché è invisibile eppure costruisce la montagna, perché sposta la neve, costruisce le cornici, crea accumuli e quindi è strano come questa forza invisibile sia proprio quella che invece dà forma alla montagna. Il progetto di Erlikofer prevede 5 tappe fino alla sella d'argento, il Silver Plateau. Da qui, dal campo 5, le teste di serie Bull, Fraunberger, Kempter ed Ertl aggrediranno la vetta. L'entusiasmo iniziale, però, si trasforma gradualmente in sconforto. I giorni di pioggia e bufera diventano settimane. E proprio quando si viene a sapere che il gigante del mondo, l'Everest, è appena stato vinto, Erlikofer via radio ordina di abbandonare l'impresa. Erlikofer sognava la cima, lui sognava di arrivare lassù. Però non si sa ancora oggi perché ha dato questo divieto. Ma il tirolese Hermann Bull è rimasto completamente stregato dalla montagna. Non vuole arrendersi e decide di tentare da solo, nonostante il divieto del capo spedizione. Lui, secondo me, era in questi anni uno dei migliori. Lui ha scritto storia dell'alpinismo con la sua salita, l'ultimo giorno, la sua solitaria su Nanga Parbat. Alle 2 di notte del 3 luglio, Bull inizia così la sua incredibile impresa. Alle 3 supera la Meringa, proprio quell'ammasso di neve che nel 1937 aveva spazzato via un intero campo.
e spinto dall'istinto, alle 10, raggiunge le pendici dell'anticima. Lui non ha una informazione degli altri, no, lui è andato su, lui ha guardato solo e lui ha cercato una possibilità, una via. E questa è una grande cosa. Tra una via nuova e una ripetizione sono due cose così diverse. La vetta ormai non mi interessa più. Non ci penso, anzi, non penso a nulla. Cammino e cammino. Arrampico e arrampico. Le ore volano. Voglio soltanto salire finché sopra di me non ci sia che il cielo. La cima sembra ormai così vicina da poterla toccare. Ma improvvisamente, di fronte a Bull, si staglia una parete di 60 metri. Le punte dei ramponi grattano il ghiaccio liscio, il volto nudo della montagna nuda. Poi la torre viene vinta. Armato solamente di piccozza, bandierina e macchina fotografica, Bull trascina il suo corpo ormai sfinito verso la vetta e pianta la sua bandiera tirolese. Eccomi finalmente in punta. Primo uomo da che la terra esiste a calpestare questo luogo, meta dei miei desideri. Si ha l'impressione di planare sopra ogni cosa. Eppure non sento in me l'esaltazione che dà la vittoria. Stanco morto, mi abbandono sulla neve. Lassù sono al limite delle mie possibilità. Io non ho mai visto in cima di un 8000 metri qualcheduno a dire è il momento più bello della mia vita. C'è ancora la discesa e la cima è il metà del sentiero. Il panorama è immenso davanti a Bull. Per chilometri e chilometri si stende un mare di nevi inesplorate. Ma è tardissimo. Senza corda e con un rampone rotto, Bull inizia quello che è forse uno dei capitoli più leggendari della storia dell'alpinismo, affrontando una terribile notte a 8000 metri. Il tempo non passa, il tempo è fermo. Il freddo ti cresce dai piedi e subito sale. Se sopravvivi è un miracolo. Il riparo è troppo stretto perché possa sedermi. In piedi, con la mano destra, tengo l'appiglio. Con la sinistra, i due bastoncini da sci. Ho il terrore di perdere l'equilibrio. Mentre sotto di me, il Nanga Parbat spalanca le sue fauci di un nero abissale. Deve essere sicuramente un'esperienza difficile da affrontare a livello non solo fisico, ma anche mentale. Indice di grande istinto di sopravvivenza. Alle prime luci del sole, Bull può finalmente ricominciare a scendere, ma è distrutto. Il corpo risponde a fatica, mentre la mente inizia ad avere allucinazioni. Per ogni passo ora ci vogliono 20 ispirazioni. La gola raschia, la lingua è attaccata al palato. Cade, si addormenta, si rialza e ogni volta ripartire è sempre più faticoso. Il sole ricomincia a calare e Bull, come un'ombra, segue la sua ombra. Poi accade il miracolo. All'alba del giorno dopo, a 41 ore dalla partenza, i suoi compagni Ertl e Fraunberger scorgono Bull scendere dalla sella d'argento. È storia. All'improvviso si stacca un piccolo puntino nero. Arriva Hermann. È quasi come vedere il proprio figlio tornare dall'aldilà. Ora ne abbiamo la certezza. Oltre ad essere compagni di spedizione, siamo diventati grandi amici. Walter nel frattempo mi toglie gli scarponi e appena ora constato che la montagna ha preteso il suo tributo. Il gruppo impiega altri 3 giorni per scendere al campo base e annunciare la vittoria. Ma nei giorni seguenti si apre una triste pagina di polemiche e accuse che accompagnerà per molti anni ancora la storia di questa montagna e dei suoi protagonisti. Erlikofer non è felice del risultato. Non era su quell'austriaco, su quel tirolese, che aveva puntato per dare alla Germania la sua montagna. E giura a se stesso che ritornerà. E mantiene la promessa. Nel 62, infatti, viene aperta una nuova via sulla parete di Amir. Ma il medico
Il medico tedesco non è ancora soddisfatto. Per vendicare la morte del fratello vuole salire in vetta lui stesso. Nel 70, dunque, parte nuovamente verso il Pakistan, ma questa volta alza il tiro. Adesso vuole sfidare il Nanga Parbat dal versante Rupal, la parete più alta del mondo. Di questa spedizione fanno parte anche due fratelli altoatesini, i fratelli Reinhold e Gunther Messner. Sulla parete Rupal saremmo andati anche con il diavolo. Nel 69 Kalikoffer mi invita con una spedizione sua, austriaci, tedeschi, e me come sudtirolese a partecipare ad una sua spedizione. Però in realtà le alte montagne allora non mi interessavano. Io ero un alpinista estremo delle Alpi, significa io cercavo le vie più difficili nelle Alpi. Il mio sogno era fare delle vie dove nessun altro poteva passare. Era soltanto la parete sud del Nanga Parbat che mi interessava. Sapevo che era la parete più alta del mondo, sapevo che i più bravi alpinisti degli anni 60 avevano tentato, e sapendo che erano falliti su questa parete c'era un interesse di dire partecipo e vediamo a vedere se questa parete è fattibile. Messner riuscirà a portare con sé anche suo fratello Günther, abituale compagno di cordata. Della spedizione fanno parte inoltre Felix Kuhn, Peter Scholz, Werner Heim, il regista Gerhard Bauer, il fotografo Jürgen Winkler e Max von Kinlin. A metà maggio la spedizione arriva alle pendici del Nanga Parbat. La montagna è ancora nascosta dalle nuvole. Per vederne l'immensità bisogna aspettare. Poi finalmente si mostra. È bellissima, imponente, pericolosa. Con i suoi 4.500 metri di dislivello, il versante Rupal è il più alto del mondo, come tre pareti della Nord dell'Eiger, una sopra l'altra. Dal di sotto la parete non dà l'impressione di quello che è. La prima parte pare molto alta, la parte superiore appare molto molto corta. Per vedere la ripidezza, la grandezza della parete bisognava andare dall'altra parte della valle a 5-6 mila metri, allora sì che la parete diventa una cosa incredibile. La vita al campo base si divide tra momenti di relax e salite e discese sulla parete per acclimatarsi e attrezzare la via. Dopo un mese, a fine giugno, viene montato il campo 5 a quota 7200. È da lì che deve partire l'attacco finale. Ma la montagna comincia a dare i suoi segnali d'avvertimento. Incessanti bufere e la minaccia del monsone estivo che sta per lasciare l'Himalaya alla volta del Karakorum. Messner comunque ha deciso. Bisogna tentare. Avvisa il campo base e chiede di comunicare il tempo con il lancio di un razzo, rosso o blu. Razzo blu significava che il tempo rimane bello. Allora mettiamo delle corde fisse assieme e poi andiamo su. Perché abbiamo 2, 3, 4, 5 giorni, nessuno lo sa esattamente. Però il razzo rosso significava il tempo sta cambiando. Allora era soltanto possibile fare una solitaria. Kalikoffer aveva delle notizie positive sul tempo.
al campo base, però manda un razzo rosso e nessuno sa in realtà perché. Alle 2 di notte del 26 giugno, Reinhold saluta Gerhard Bauer e Gunther, che nel frattempo dovranno attrezzargli la via per facilitargli la discesa, e lascia la sua tenda. È chiaro che c'era la paura, è difficile lasciare la tenda e partire. Quando poi uno parte e si muove e si arrampica, le paure lentamente se ne vanno. Però per confrontarsi con le paure bisogna muoversi. Ma quando sta per affrontare il canalone Merkel, Reinhold vede spuntare suo fratello Günther alle sue spalle. Noi eravamo d'accordo che lui sale dopo di me e mette le corde fisse e ritorna al campo e aspetta. Però lui è salito forse perché voleva anche andare lui sulla vetta. Non abbiamo parlato di questo, ma è abbastanza ovvio. Però era chiaro che adesso la situazione è un'altra. Lui non aveva niente, questo ho visto subito, corda, niente, e non aveva niente come io non avevo niente, perché ogni cosa che porto è anche peso, significa che sono più lento. Nonostante il caldo sfiancante, la mancanza di ossigeno e l'enorme fatica che ogni passo comporta a quell'altitudine, i due fratelli nel pomeriggio riescono a raggiungere la vetta. Ora tutto appare con un'altra prospettiva. Ma è proprio qui che Günther inizia a sentirsi male. Le forze lo abbandonano per lasciare spazio a delle allucinazioni. La notte, intanto, li sorprende a 8.000 metri. Lui incominciava ad essere lento, a cadere, a sedersi, e mi ha detto: io non ce la faccio più. E allora eravamo intrappolati. Intorno a loro regna solo il silenzio. Nessuno li può aiutare. Devono scendere. Un'altra notte a quella quota significherebbe morte certa. Poi abbiamo dovuto prendere la decisione o scendere, scendendo sulla parte destra o sulla parte sinistra. Sulla parte sinistra c'era l'abisso totale. Dall'altra parte, almeno guardando dall'altro, era l'unica possibilità, se non volevamo morire lassù, di scendere direttamente verso la valle. Però quello era una mossa di disperazione. Poi, dopo 2 giorni e 2 notti di discesa, di fronte a loro si mostra un ghiacciaio interminabile, un mare di labirinti e crepacci. È Reinhold ad aprire la strada verso la salvezza e lo fa sfidando la roulette russa dei Seracchi e delle Slavine. È chiaro che io ero più anziano, avevo quasi 2 anni di più di mio fratello, che io andavo davanti a cercare la strada. E il terzo giorno siamo scesi, sempre ancora sperando se tutto va bene, se la valanga non ci arriva dalla schiena e se non siamo incastrati fra i crepacci, perché c'erano anche tanti crepacci. Usciamo e poi vediamo, troviamo forse qualche contadino, qualche pastore locale e ce la caviamo. Ormai manca poco per uscire dal ghiacciaio. Giù in fondo i due fratelli riescono a intravedere la valle. Superato un ultimo crepaccio, Reinhold aspetta che Günther lo segua ancora una volta. Ma sarà un'attesa senza fine. Che ho accettato di morire io stesso, e in questi giorni io sono andato verso Frontovalle come uno che fosse fuori da questa terra. Io avevo delle sensazioni come allucinazioni che il fratello fosse con me. Dall'altra parte, razionalmente, col cervello, sapevo che il fratello era morto. Così ero in realtà schizofrenico. Io da un lato sapevo il fratello è morto,
ed è morto perché c'era questa valanga. Dall'altro lato io camminavo e avevo il fratello dietro di me. Messner è allo stremo delle forze. Non mangia, non beve e non dorme da giorni. Non riesce più a camminare. Il gelo gli ha portato via 7 dita dei piedi. È solo l'istinto di sopravvivenza a trascinarlo fino a valle, dove verrà soccorso da alcuni pastori. Quando Erlikofer, che intanto ha già abbandonato il campo base credendo morti entrambi i fratelli, incontra Reinhold a Gilgit, non può credere ai suoi occhi. Messner ha compiuto qualcosa di incredibile, ma in seguito verrà accusato di aver abbandonato il fratello in cima alla montagna pur di salvarsi. Per anni nessuno crederà alla sua versione dei fatti. Nessuno crederà che era riuscito a portare Günther a pochi passi dalla salvezza. È un'accusa terribile e infame con la quale Reinhold Messner sarà costretto a convivere per lunghi anni. Polemiche che continuano ancora oggi, nonostante nel 2005 il Nanga Parbat abbia restituito i resti di Günther proprio lì, dove Reinhold aveva sempre detto che fosse avvenuto l'incidente. Anche per Messner così il Nanga Parbat diventa un'ossessione. Con la morte di Günther, Reinhold Messner si legherà per sempre al Nanga Parbat. Risalire su quella montagna in assoluta solitudine diventa una personale resa dei conti. Tornerà per ben 3 volte, ma ogni tentativo si rivelerà un fallimento. Che cosa mi ha fatto fallire nel 73 e nei tentativi successivi del 74 e 75 non lo so. Avevo la sensazione di soffocare per l'ansia. Avevo paura di non riuscire ad andare oltre, né a tornare indietro. La paura è una forza che può uccidere. Ma l'idea non mi aveva abbandonato, ne ero prigioniero. Da fare solitarie serve una stabilità psichica molto forte. Non è un problema tecnico. È più faticoso, sì, però il problema è la solitudine. L'uomo non è fatto per stare da solo, l'uomo impazzisce se per mesi sta da solo da qualche parte. Ancora oggi la gente pensa che l'alpinista è un eroe, un alpinista è senza paura. Tutte chiacchiere, non è vero, noi siamo quelli che hanno più paura degli altri perché ci accorgiamo delle difficoltà e dei pericoli. Però accettare di nuovo una salita significa mettersi in discussione davanti a se stesso. Questo è l'alpinismo classico. Scalare le montagne è un'attività inutile. Però è inutile, come è inutile anche cantare, come è inutile dipingere. È un'attività libera, aperta alla fantasia. È un gioco. Un gioco inteso però nel senso più elevato, come lo intendono i bambini. Perché è un'esplorazione del mondo e attraverso questo un'esplorazione di se stessi. Il 7 agosto del 1978, Reinhold Messner si sente pronto per un ennesimo attacco al Nanga Parbat e affronta proprio il versante di Amir, lì dove Günther era stato inghiottito dalla montagna. È la prima solitaria di un 8000, senza ossigeno e in perfetto stile alpino. Una vera sfida alla montagna assassina e a se stesso. La salita del 78 è la prima solitaria su 8000 metri, una vera solitaria. Non dall'ultimo campo, ma dalla base della montagna fino in cima e di ritorno. Dopo 3 giorni di salita, accompagnato solamente dal rumore del suo respiro, alle 4 del pomeriggio, Reinhold tocca la vetta, primo uomo al mondo a conquistare con le sue sole forze un 8000. Ora lo aspetta la discesa. 3000 metri di dislivello tra piramidi e seracchi alti come grattacieli,
e strapiombi abissali. Fui conscio di ciò che avevo portato a termine solamente quando arrivai a valle. Solo qui realizzai che ero stato veramente sulla vetta. Sentivo che il Nanga Parbat era il re delle montagne e io ero il Nanga Parbat. E di lì a poco Reinhold Messner diventerà davvero il re dell'alpinismo mondiale. Senza ossigeno, senza aiuti di corde fisse e di altri supporti tecnici e umani, insomma in perfetto stile alpino, scalerà da solo tutte le 14 vette superiori agli 8.000 metri presenti sulla Terra. Se Messner è dunque il primo uomo al mondo a sfidare le leggi della fisica, dopo di lui, il Nanga Parbat è stato vinto numerose volte grazie a tecnologie sempre più moderne che rendono possibili imprese sempre più estreme e veloci. Ma il fascino del Nanga Parbat continua a sedurre quegli alpinisti che sulle sue pareti cercano l'ignoto e il silenzio di luoghi inesplorati. Nel 98 è Nives Meroy la più grande alpinista italiana a raggiungere la cima del Nanga insieme al marito, Romano Bennett. Prima di lei, un altro altoatesino, Hans Kammerlander, ha scalato il Nanga Parbat per poi discenderne con gli sci. Nessuno lo ha mai fatto da una vetta così alta. Era subito l'idea del Nanga Parbat, dalla parete più logico del Nanga Parbat era la parete di Amir. Quando ho visto questa montagna, la prima volta, ma questo è un paradiso. Ed è con gli sci infilati nello zaino che Hans Kammerlander e il suo compagno di cordata Diego Wellig scalano il Nanga Parbat fino ad arrivare lassù nel cielo. Ma la mente è fissa su ciò che li attende. Scendere dalla cima e affrontare 4.000 metri di dislivello con una pendenza di 50 gradi. Nessuno aveva mai osato tanto. C'è come un nodo dentro il corpo. Ho pensato, adesso sono arrivato, adesso comincia l'avventura. Dopo il terzo salto sento uno schiocco sordo sotto di me. Mi fermo. Per un pelo riesco a non cadere. Conosco quel rumore. Nei minuti seguenti sotto di noi si scatena l'inferno. Metro dopo metro la massa di neve aumenta e si muove a velocità sempre maggiore finché non riempie tutto il canalone. Poteva andare diversamente, ma siamo stati molto fortunati. Poi una gigantesca nuvola bianca ha avvolto tutto. Poi dopo questo spettacolo viene un silenzio, tutto è molto, molto, molto silenzio. Tu vedi solo un po' di polvere ancora. Poi Diego Wellig ha detto, la parete, la discesa è possibile, ma adesso tutta la parete è pulita, la slavina è giù, e ha tirato fuori tutto il neve fresco e adesso continuiamo. È la montagna, dunque, che a volte sceglie di farsi vincere. Come un grande giocatore di scacchi che non vuole umiliare l'avversario. E Nives Meroy, tra fulmini e bufere di neve, ha fatto una mossa da scacco matto. Portare a casa il suo primo 8.000. Il primo di una lunga serie.
Il Nanga Parbat è sicuramente la prima montagna che ci ha lasciato salire fino alla cima, è sicuramente stato un regalo particolare. Non è che voglia umanizzare la montagna, ma sicuramente ti insegna a non considerarti onnipotente. Eravamo noi due soli a 8000 metri, quindi lontani anni luce dal mondo. A quelle quote ogni passo è uno sforzo di volontà prima che fisico, e quindi ognuno va con il proprio passo. E intorno agli 8000 metri la parete è stata avvolta dalle nuvole, è stata avvolta da questo temporale, e abbiamo incominciato a percepire elettricità nell'aria. Quindi ci siamo fermati non sapendo cosa fare. Sentivi l'elettricità come un'aureola intorno alla testa, sentivi in bocca il sapore dello zolfo. E era un po' una roulette russa. Il sogno di conquistare un 8000 per Nives Meroy e suo marito si stava per trasformare nell'ennesima tragedia della storia del Nanga Parbat. Lassù, tra fulmini e saette, hanno visto la morte da vicino. Ma la montagna ha deciso di risparmiarli. Quando abbiamo lasciato il Nanga Parbat, ricordo che gli ho lasciato una letterina nascosta sotto un sasso. Due righe. Solamente per dire grazie. Siamo nati e un giorno moriremo. In mezzo c'è la vita. Io la chiamo il mistero, del quale nessuno di noi ha la chiave. Siamo nelle mani di Dio. E se ci chiama, dobbiamo andare. Se veramente non dovessimo più ritornare, sarebbero in tanti a dire cosa sono andati a cercare lì. Una sola cosa è certa. Chi non vive la montagna non lo saprà mai. La montagna chiama.